Ultim'ora clamorosa, clamorosa. Intanto mi scuso per l'orario di questo video, che probabilmente lo vedrete non si sa quando, forse lo carico tipo non so a che ora, mo è l'una di notte. E, comunque, clamorosissimo, come avete letto dal titolo, Buffon potrebbe tornare al Parma, sarebbe una favola fantastica, chiuderebbe la carriera dove l'ha iniziata. E secondo me sarebbe proprio il lieto fine praticamente dell'avventura di. Sì, dell'avventura. Sì, sono un po' rincoglionito, raga. Calcolate che è l'una, e mo l'ho sentita adesso a Calciomercato Originale. Quindi è una notizia di Di Marzio, che quindi chiuderebbe con 2 anni di contratto, con un'opzione del terzo, se non sbaglio, al Parma, e chiuderebbe proprio la carriera lì. Da quello che si dice, ha rifiutato Barcellona e Besiktas per concludere la carriera al Parma, che quest'anno è retrocesso in Serie B, però con un portiere del genere che comunque dà esperienza, comunque è sempre Buffon, secondo me in Serie B può fare veramente bene, e non credo ci siano portieri alla sua altezza in Serie B, sicuramente no. Comunque, prima di continuare a parlare, volevo fare un in bocca al lupo a Christian Eriksen, che come, cioè, non, vol, ho pensato di fare un video, ho pensato di fare un video, scusate, prendo un minutino per parlare di questa cosa, è molto importante. Volevo fare un video, però non mi è sembrato proprio carina come cosa, però sono rimasto veramente scioccato, sono andato a fare una partita di calcio, e sono tornato, mi sono visto... Ho visto 200 notifiche, ho aperto subito Sky e mi sono trovato tutta quella roba lì. Veramente, veramente brutta, quindi faccio in bocca al lupo Eriksen, per fortuna, dovrebbe essere tutto a posto per il momento, poi vedremo come andrà avanti la sua carriera, eccetera, come andrà avanti tutto il resto, però l'importante è che sia vivo per il momento. Poi, speriamo che possa tornare il prima possibile anche in campo, però la cosa più importante è questa. Mi sono veramente spaventato, mi sono veramente spaventato. Quella partita me la dovevo vedere, non dovevo manco andare a giocare, alla fine ci sono andato e mi sono ritrovato sta notizia bruttissima quando sono tornato. Comunque, escludendo il caso, la brutta parentesi di Christian Eriksen, intanto in bocca al lupo, concludiamo con un in bocca al lupo a Christian Eriksen e continuiamo a parlare di Buffon, che comunque... Dopo un anno alla Juve da secondo portiere, ha fatto qualche partita in campionato, ha fatto qualche partita no, in Champions mi sembra di no, però ha giocato in Coppa Italia. Comunque è un portiere, secondo me, che potrebbe fare ancora bene. Non sarà il Buffon di 5-6 anni fa, però secondo me in Serie B potrebbe fare veramente bene. Porterebbe comunque tantissima esperienza e tornerebbe comunque a una città dove l'hanno amato abbastanza, ha giocato abbastanza poco, 3-4 anni se non sbaglio, poi si è trasferito a Juventus, però ha iniziato la carriera lì e finirla lì, secondo me, è un lieto fine pazzesco, un fine carriera secondo me che ci sta. Ha firmato appunto un contratto di 2 anni, magari si spera per lui e si spera per il Parma che l'anno prossimo torni in Serie A. Dovrebbe rimanere anche Kučka, che ha deciso di rimanere anche in Serie B, quindi grande, grandissimo Kučka. E quindi secondo me il Parma potrebbe tornare già da subito in Serie A. Farebbe l'ultimo anno di Serie A se tutto dovesse andare come appunto ho appena detto. Concluderebbe la sua carriera con l'ultimo anno in Serie A con il Parma. Di regola lì poi dovrebbe fermarsi, anche perché tra 2 anni avrebbe, cioè, tra 2 anni avrà 45 anni, quindi per carità, un portiere può giocare, però 45 anni mi sembrano abbastanza tanti, però se se la sente di giocare, comunque gioca in porta, secondo me ci può stare. Contratto non lo so di quanto, comunque rifiutare Barcellona e Besiktas, anche se comunque penso a Barcellona, no, penso Barcellona 100% comunque da secondo, mentre al Besiktas forse il titolare lo poteva fare, però dato che comunque ha vinto quello che doveva vincere la Champions, non mi ricordo se l'ha vinta con la Juventus nel 2002, boh, non mi ricordo, comunque potrebbe averla vinta, non mi ricordo, no, mi sa di no, mi sa di no, lo sai, mi sa che non l'ha vinta la Champions. Comunque ha vinto sempre scudetti, ha vinto una marea di scudetti, una marea di Coppa Italia, ha vinto una Coppa, comunque qualche trofeo europeo.
ha vinto di tutto, perché andarsene magari in Turchia, dove comunque sì, poi vince un altro campionato, ma magari non c'è manco la titolarità, queste cose così. Secondo me ha fatto la scelta giusta, tornare al Parma, seppur in Serie B, però comunque a 43 anni secondo me ci sta, porterebbe esperienza, porterebbe comunque, come si può dire, sarebbe un uomo spogliatoio lì in mezzo, quindi secondo me è stata una bella scelta da parte del Parma, che comunque prende un portiere non pagandolo, e comunque vabbè, certo, lo stipendio bisogna pagarglielo, ma sicuramente non sarà uno stipendio faraonico. Anche perché i soldi ormai, cioè, non credo gli interessino più di tanto a Buffon a 43 anni, quindi anche un 600-700 mila euro gli andrebbero bene, secondo me, tanto non è che gli mancano. Quindi per Buffon secondo me è stata la scelta migliore. Certo, magari vai al Barcellona, prendi pure 2-3 milioni, però se vedi che comunque non gli interessa più di tanto, continua a guadagnare di più, ma gli è interessato un po' di più il cuore, diciamo. Concludere la carriera al Parma secondo me è la scelta migliore. Per il resto c'ho poco da dire. C'ho poco da dire perché quello che vi ho detto in questi 5 minuti, è quello che penso. Cosa possiamo aggiungere? Non lo so. Comunque, parlando della carriera di Buffon, carriera senza senso, carriera spaziale, da protagonista, vincendo anche un mondiale che mi sono dimenticato. Da protagonista, perché praticamente lì insieme a praticamente tutta la squadra, però nel senso lui ha dato una grandissima mano a quell'Italia per portarla al titolo, quindi ha vinto veramente qualsiasi cosa. Non ricordo la Champions, mi sembra di no, però comunque qualche trofeo europeo l'ho portato a casa, quindi praticamente ha vinto tutto in carriera. E andare a fare il secondo a Barcellona, andare a fare il titolare in Turchia, dove in Turchia vabbè, ha deciso di tornare al Parma, seppur in Serie B, però ha deciso di tornare al Parma per concludere al 100% e al meglio la sua carriera. Ho sentito che avrebbe come obiettivo a 45 anni nel 2022, quindi l'anno prossimo, di giocare il Mondiale Qatar 2022, però non giocare, vorrebbe fare o il secondo o il terzo, così. Da quello che si dice, da quello che ha detto Di Marzio, avrebbe come ultimo obiettivo giocare l'ultimo mondiale, giocare per modo di dire, perché comunque a 44 anni meglio Donnarumma. Però potrebbe far bene anche allo spogliatoio, come ho detto che può far bene al Parma, può far bene anche all'Italia del 2022 per il mondiale. Fa bene magari avere uno come Buffon in panchina, seppur da terzo portiere, ma comunque potrebbe fare bene. Quindi, secondo me, acquisto top del Parma e grandissima scelta di Buffon, grandissima scelta di Buffon che apprezzo tantissimo perché non era da tutti, magari voleva prendere quei 2-3 milioni in più per concludere la carriera, invece ha puntato al cuore per concludere la carriera. Quindi, concludo con gli ultimi 30 secondi per concludere magari il discorso su Eriksen. Devo fare i complimenti a Kier che ha consolato la moglie, è stato sempre lì a fare la barriera, a guardare, ad aiutare il compagno, è andato subito lì a supportarlo, come si può dire, a salvarlo praticamente, perché prima dell'arrivo dei soccorsi è stato sempre lì, l'ha aiutato a non far entrare la lingua da qualche parte, mi ricordo, per non farlo strozzare, perché poi quando svieni c'è il rischio pure che te strozzi la lingua e va in de. Quindi è stato veramente un grande uomo, l'ho sempre apprezzato, ha giocato anche alla Roma, ma non è per quello. L'ho sempre apprezzato come persona, ma oggi veramente ha confermato quello che pensavo. Quindi, ultima cosa, in bocca al lupo a Christian Eriksen, torna presto in campo che ti vogliamo vedere. Quindi qui dall'esca è tutto, grazie mille a tutti la visione. Se volete abbonatevi qui sotto, avrete tutti i vantaggi, tutti i prezzi, quello che volete qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, che è la prima cosa, e lasciate un like, che è la seconda cosa più importante. E la terza, attivate le notifiche, che è altrettanto importante, che arriveranno video a go-go di calciomercato, anche come oggi alle 4 di mattina, 3 di mattina, non so quando si caricherà mai sto video. Quindi qui dall'esca è tutto, grazie mille a tutti la visione, bella raga.